all'Aquilaia l'esperienza di uno dei luoghi che, pur non essendo sito UNESCO, fa parte del patrimonio culturale della nostra regione, Villa Manin di Passariano. A Villa Manin, che è molto conosciuta per le sue attività espositive, facciamo anche altro genere di attività. Per esempio, adesso si approssima, si spera, l'estate, quindi abbiamo anche una stagione estiva con concerti e attività culturali. Quindi Villa Manin è uno dei centri che in regione può sviluppare una proposta culturale per tutto l'anno che possa attrarre il turismo culturale, ma io ci tengo molto a dire anche la produzione culturale. A mio modo di vedere, la soluzione per il futuro è la costruzione di una rete, perché noi siamo una regione molto piccola, i nostri siti sono importanti, ma non hanno la possibilità da soli di essere un motivo di attrazione per un pubblico italiano o europeo. Quindi faccio un esempio: per noi la soluzione, anche dal punto di vista espositivo, dal punto di vista della proposta, potrebbe essere la costruzione della rete. Mi viene subito in mente Trieste con il suo castello di Miramare, mi viene in mente Aquileia, dove siamo in questo momento, Cividale e altri luoghi che possono costituire le tappe di un viaggio che chi viene da fuori regione possa apprezzare. Per quanto riguarda la produzione, ognuno ha la sua specificità. Dicevo prima di Villa Manin, dicevo della nostra attività espositiva, dicevo anche ad esempio dell'attività degli spettacoli, però noi facciamo anche la produzione all'interno delle residenze culturali. Quindi significa che centinaia di persone, artisti o persone che si occupano comunque di cultura vengono durante l'anno nelle nostre residenze e rappresentano proprio un modo per collegarci con il mondo della cultura italiano ed europeo.